Il programma è presentato da Gianni, Fiorito, 20 oramai, ex rappresentante d'istituto del liceo Tasso, attuale studente universitario, prova a superare gli esami, giurisprudenza e ho dato due esami, un 28 e un 26, 94. Ho avuto 500 voti, quasi un plebiscito al Tasso. Nome della lista? Più che una lista è una comunità, Tasso Insieme. Quanto ti ha aiutato a essere rappresentante della comunità? No, non mi ha aiutato per niente, ho avuto solo un sacco di guai e problemi su problemi, che quelli non mancano mai. Allora io ho fatto una lista di 10 punti concreti che ho realizzato e la cosa di cui sono più orgoglioso è aver lasciato una grande eredità che è stata ben raccolta dai nuovi ragazzi e sono orgoglioso di aver creato una comunità, un attivismo studentesco al Tasso costante. Obiettivo sfuggito, l'unica cosa che mi è rimasta è il fatto che non sono riuscito a mandare le prime in gita l'anno scorso, ho mandato tutte le classi tranne le prime. Esempi di politici attuali non ce ne sono. Il più grande merito è appunto aver creato una comunità attiva di studenti che partecipano alla vita scolastica e pretendano che vengano rispettati i propri diritti. Infatti io penso che la scuola deve imparare a sfruttare la sua più grande risorsa, che sono proprio gli studenti. Demerito, forse sono stato un po' megalomane al Tasso. E il più memorabile è quando Carfagna mi ha dato l'attestato come rappresentante ad honorem. E il più brutto, ce ne sono stati tanti, però alcuni non li posso raccontare. Sono episodi di litigate che ho affrontato con serietà e con un linguaggio di verità. È andata, e vabbè. No, al Tasso ho la certezza che si ricordino tutti di me, positivo, negativo, di solito tutti positivi, almeno così dicono. Ricordano un rappresentante scatenato che lavorava dalla mattina alla sera, che stava sempre nei corridoi, e mi perdoneranno i miei insegnanti. Ricorderanno uno che ha fatto il proprio dovere dall'inizio alla fine e anche l'anno dopo, in quest'anno comunque mi sono occupato, non li ho lasciati da solo perché credo che la rappresentanza vada oltre il mandato, è una vera e propria missione. No, niente, cioè ho avuto persone, che ragazze che mi venivano dietro, ma zero, non sono il tipo. No, vabbè, ha un carattere forte, però una brava persona. Gli insegnanti? I rappresentanti? No, tutti quanti spinti da grande passione e da voglia di fare. Cambiare finalmente si può e l'abbiamo cambiato, questa è la soddisfazione. Vabbè, non c'è un migliore rappresentante, abbiamo tutti quanti lavorato e abbiamo raggiunto i risultati, questa è la cosa più importante. Allora, meglio ora, l'università permette maggiore
facoltà di organizzarsi, però l'ambiente scolastico veramente lo rimpiango, ragazzi che state a scuola, l'ambiente scolastico è veramente bello. Vorrei fare il giudice. Salve ragazzi del Tasso, anzi come dicevo nei videomessaggi, salve ragazzi. Bravo. Tante, quante ragazze hai acchiappato di più? Il programma è presentato da